Nel nuovo notebook importo tutti i comandi preliminari. Questi si potrebbero chiamare. Allora, calcolo delle curve di possibilità pluviometrica. Ok. E poi operazioni preliminari. No, in questo caso, ok. E quindi abbiamo fatto tutte le nostre operazioni preliminari. Vediamo se ho importato l'inspace. Sì, l'ho importato. Ho importato NumPy, sì. Ho importato PyLab. Beh, insomma, vediamo su questo dopo. Dopo mi serve. Allora, adesso cosa devo fare? Beh, devo importare best. Sono nella directory giusta, ovviamente. Questo perché è la stessa directory in cui ero prima, quindi devo fare pd.redpickle il nome del file che è best. Non ho importato. Ah, non ho importato ben niente perché con la forza della mia mente potente comunque non riesco ad eseguire non riesco a eseguire i comandi senza naturalmente usare le dita. E adesso siamo a posto. Ok, e best. Questi sono. Questo è il nostro elemento. Adesso che cosa devo fare? Devo andare a disegnare queste curve, intercettare le curve in modo tale da invertire l'espressione di queste curve e trovarmi le varie altezze corrispondenti ai quantili che mi interessano. Per fare l'operazione posso definire una nuova funzione che chiamo quantili, QTLS l'ho chiamata in realtà. Questa operazione mi prende in un data frame e mi prende i valori dei quantili che io voglio generare. Come faccio per invertire una funzione di Gumball? Beh, l'inversione di una funzione di Gumball l'abbiamo già visto nella scorsa lezione, laddove abbiamo usato uno degli elementi che è definito in scipy stat, e in particolare la Gumball R. E quindi prima vado a definire un certo RVH. Che è una funzione di Gumball in cui ho assegnato determinati parametri. In particolare, qui posso usare Gumball underscore R,
però non è esattamente quello che voglio fare. È un parametro di localizzazione e questo è df a. È un parametro di scala che è uguale a df b. E questa funzione che cosa mi fa? Mi fa return rvh, dove mi ritorna i valori ppf, relativi ai quantili. Ok, sì. Bene. Quello che posso fare a questo punto è applicare questa definizione ovviamente a ciascuna delle colonne a ciascuna delle colonne del data frame di prima. Quindi si può fare in tanti modi. In questo momento scelgo di fare il modo stupido, e che è semplicemente costituisco un vettore in cui dico QTLS. Di che cosa? Di best 1H, best 1H. Best 1H mi legge la prima colonna del data frame best. E il quantile che voglio determinare, per esempio, se è 100 anni di tempo di ritorno, se non 100 anni, 10 anni di tempo di ritorno, è 0,9. Perché voi sapete che il quantile il quantile è definito come la probabilità, chiamiamola così, Q uguale ad 1 meno 1 diviso T su R. Questo non è code, è markdown, ok. Questa è la definizione, per cui se ho se il mio tempo di ritorno è di 10 anni, ho 1 meno un decimo, che è 0,9. Qui invece, quindi, qui mi calcolo il quantile relativamente ad un'ora, poi me lo devo calcolare su tutte le durate, perché se vi ricordate le curve di possibilità pluviometrica sono una curva che cos'è che interpola? Beh, lo sapete tutti, ma le curve di possibilità pluviometrica sono H che sono una funzione della durata e del tempo di ritorno, e questo è uguale ad A che dipende dal tempo di ritorno, elevato alla n.
queste sono le curve di possibilità pluviometrica. E quindi io devo interpolare una H, quindi adesso mi sto trovando gli H, relativamente alle durate. T con P. Le durate sono un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore, ma le altezze per un determinato tempo di ritorno sono queste. Sì, qui c'è qualcosa, questo è il codice, ok, così funziona meglio. 3 ore, 6 ore. Dodici ore e 24 ore. Sì, benissimo. Queste sono le altezze che ottengo, in fondo le 5 altezze H che ottengo, se volete lo scriviamo così. HI uguale HI, ok, sempre, sono gli HI. Adesso mi servono sì, mi serve un'altra cosa. Ah, beh, ok, va bene. Potrei anche definire anche l'inverso per vedere che effettivamente. E quindi adesso andiamo a costruire un data frame che contiene i dati che mi servono. E in particolare costruiamo una cosa un po' complessa, mettiamo tempo di ritorno uguale a 10 anni e definiamo alcune quantità. Q10 uguale 1 meno 1 diviso T con R, Q20 uguale 1 meno 1 diviso 20, beh, questo è asimmetrica come definizione, facciamo così, così è tutto simmetrico, anzi lasciamo come era scritto prima. Però mi riporto il T con R, qui lo metto uguale a 20 e qui metto T con R, nulla di particolarmente. Poi mi riporto il T con R uguale a 100 e qui metto Q100 uguale. E questo mi calcola i tempi di ritorno, per cui voglio calcolare le curve di possibilità pluviometrica. Quando io devo andare a costruire delle opere, io ho a che fare con un solo tempo di ritorno, per esempio potrebbe essere, che ne so, 10 anni o 20 anni. Vado a costruire tuttavia tutte le curve di possibilità pluviometrica, perché io so che queste devono risultare parallele, disegnandole quindi sul grafico tutte insieme, verifico anche in qualche modo la giustezza dei dati che vado disegnando. Sì, i quantili li ho già definiti.
Ok. E adesso vado semplicemente a definire, questo lo eseguo, non devo dimenticarmi di eseguirlo, adesso vado a definire un data frame che ha tutti i valori di cui io ho bisogno per i vari tempi di ritorno e per tutte le ore. Quindi vado PD uguale data frame. E cominciamo con quello che mi serve sono i quantili qui i quantili diciamo Q10 mi serve per cosa? Mi serve per tutte le durate, quindi in pratica io dovrei prendere questa che ho definito qui sopra, devo ripeterla un certo numero di volte per tutte le durate. 1, 2, 3, 4, 5. Solo che qui poi devo sostituire 3 ore, 6 ore, 12 ore, 1, 6, 3, 12, 24, ne ho messa una di troppo. Non solo ne ho messa una di troppo, ma mi sono dimenticato anche le virgole. Ok, adesso tutto questo vettore me lo ripeto 3 volte, una per Q20 e una per Q100. Allora, Q20 e 1 per Q100. Che indice voglio? Beh, questi sono i dati che vanno nel data frame. Che indice ci voglio mettere? Beh, l'indice che ci voglio mettere sono i tempi di ritorno, che sono 10, 20 e 100, mentre le colonne sono 1, 3, 6, 12, 24. E il tutto lo voglio trasposto, perché come ormai abbiamo imparato che come viene da costruire sì, qui PD data frame, ok. Questi sono i nostri dati. Allora, qui posso anche chiamarli con un nome. E posso anche chiamarlo con un nome, questo data frame, e posso chiamarlo LSPP uguale, e qui ci aggiungo LSPP. Ok, adesso siamo a posto. Devo interpolare praticamente ognuna delle colonne. Intanto vorrei anche magari plottare questo data frame, quindi se io faccio questo data frame, che cosa contiene? Contiene i punti che voglio plottare, quindi una cosa che voglio
queste non sono ancora le, forse è meglio che invece di LSPP le chiami PTS come points. Ok, a questo punto posso, io cosa posso fare? PTS.plot, se voglio, per vedere che cosa ne scaturisce. Però non voglio le curve, ma qui voglio dei punti, quindi style uguale ok, così un po' meglio. Sono un po' disgraziati questi due ultimi punti che vediamo per i 100A, un po' tutti gli ultimi punti. Beh, ma voi pensate che queste curve dovrebbero andare circa come una specie di radice, se vogliamo. È più, più interessante se io, in questo caso, invece di plottare semplicemente i punti in questo modo, li plotto su una scala logaritmica. Come si fa a plottare i punti su una scala logaritmica? Sono due operazioni che dobbiamo fare. Intanto il plottaggio dei punti, poi dovremo interpolare i punti con qualche metodo. E, allora, in questo sistema lo faccio simile, cioè lo metto in un asse che chiamo AG, poi AG ci cambio il tipo di scala, allora set Y scale, e qua devo usare log se voglio plottare i dati su un diagramma che si chiama bilogaritmico. X scale uguale log. I punti però posso anche... Beh, intanto vediamolo così. Sì, ho fatto un errore qua. Ok. Questo. Ok, come vedete adesso i punti non sono messi benissimo, ma sì, in particolare per le durate superiori, quelle di 12 ore, di 24 ore, sono messi abbastanza male. Queste curve non vengono benissimo, però questi sono i dati che abbiamo. È probabile che abbia beccato o calcolato qualcosa di male nel... nelle 12 ore o nelle 24 ore. Sì, potrebbe essere che c'è qualcosa... Vedete, questi punti qui, questi punti che non sono molto carini. E... dovrei probabilmente andarmi a ridisegnare le curve qui con che derivano da BEST per vedere se c'è qualcosa che non va, ma intanto proseguiamo il calcolo, le operazioni formali, e poi andrò a verificare se effettivamente questi punti stanno dove devono stare o se per qualche motivo io non abbia sbagliato ad inserire i valori delle 12 ore e delle 24 ore. Come si può fare qui? Per interpolare nel diagramma bilogaritmico, le mie curve di possibilità pluviometrica sono delle rette. Quindi
Quindi per andare a interpolare posso usare uno qualsiasi, per esempio il metodo dei minimi quadrati che avevo usato per le curve di Gumbel, lo possono usare anche qui per interpolare le mie curve di possibilità pluviometrica, purché dia la funzione, le funzioni corrette. Questo è un esercizio che vi lascio da fare a voi più tardi, nella prossima ora. Allora, 1. Usare la funzione di interpolazione non lineare già utilizzata per interpolare le curve di Gumbel. Per interpolare le curve di possibilità biometrica questa è una prima cosa pluviometrica. Questa è una prima cosa che si potrebbe fare. Tanto lo lasciamo qua. Quello che possiamo usare è io vi mostro un'altra possibilità, che è usare una funzione che si chiama PolyFit. E per fare questo definisco due vettori, una F che è 1, 2, 3, 4, 1,2,3,4 e una G ugualmente 1,2,3,4. Come funziona? C'è un comando che si chiama PolyFit. Posso interpolare F, G rispetto ad F, con un polinomio di ordine 1, quindi vuol dire con una retta. In questo caso, che cosa deve essere? Siccome sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il coefficiente angolare deve essere 1 e l'intercetto deve essere 0. In effetti qui non è 0, ma è 10 alla meno 15, che a mio parere è abbastanza vicino ad essere a zero. Quindi i nostri punti, andiamo a vedere che cosa sono i nostri punti qui. Adesso noi dobbiamo interpolare via via i vari punti che abbiamo nel nostro data frame. Il nostro data frame dei punti si chiamava PTS, vi ricordo, e le colonne si chiamavano 10, 100, 10, 20 e 100, quindi PTS 10 sono questi numeri e così via per gli altri, sono dei vettori. Quindi questo sono le altezze di precipitazioni, sono la nostra ordinata. La nostra ascissa che cosa sarà invece? Le durate, quindi le T con P, cioè un vettore che è 1, 3, 6, 12, 24. Per fare questo possiamo, una cosa che noi possiamo usare, pts.index, che mi dovrebbe dare esattamente 1, 3, 6, 12, 24, che sarebbe la mia ascissa. Quindi devo interpolare PTS 10 relativamente al vettore al vettore dell'indice. Le curve di possibilità pluviometrica ve le avevo disegnate qui da qualche parte prima. Ok,
ve le riporto qui sotto. No, le riscrivo, non importa. H U di T con R virgola T con P uguale ad A di T con R per T con P alla N. Ok, questo. E queste sono le mie curve di possibilità pluviometrica. Se io vado a fare il logaritmo di queste curve, se io calcolo il logaritmo di questa curva, ottengo il logaritmo di A più n logaritmo di t con p. Quindi ottengo una retta il cui coefficiente angolare è n. Quindi adesso mi devo calcolare il logaritmo dei valori dei punti e il logaritmo dei valori dell'indice dei punti e poi usare PolyFit. Anzi, posso fare tutto direttamente all'interno di una singola funzione. Posso usare np.polyfit e allora posso scrivere np.logaritmo di che cosa? No, qui PolyFit, ok, ci siamo. np.logaritmo dei punti PTS, quindi è esattamente il contrario di quel dei PTS index. La scissa, virgola, np punto logaritmo di PTS 10 e naturalmente sempre con una retta, virgola 1. In 10 è uguale. Il primo coefficiente è il coefficiente angolare, sarebbe l'n, che viene 0,32, molto basso, mentre 3 è l'intercetta. In realtà dell'intercetta io non voglio il logaritmo di AT con P, ma voglio voglio A di T con P, non logaritmo di A di T con P. Quindi una cosa che posso fare è dire prendo in 10 il primo valore, che possiamo verificare essere 3,85, come di questo faccio l'esponenziale e viene 47 e questo lo associo al posto di in 10 al secondo elemento, cioè in 1
uguale in 10, 1, ok. Sostituisco questo valore. Allora qui metto in 10. Ok, adesso ho un array in cui ho il coefficiente di interpolazione. Posso ripetere le stesse operazioni per 20 e per i 20 e per i 100 anni. Però questo è quello che vi chiedo di fare a voi come esercizio adesso, cioè prima, adesso ho fatto una cosa che non dovevo fare, ok. No, sì, perché adesso qui vi chiedo di fare. Allora, facciamo tutti i casi, rieseguiamo qui. Ok, adesso abbiamo i valori corretti. Come avete visto, prima avevo ripetuto i calcoli, ma evidentemente questa sostituzione è leggermente impegnativa, nel senso che se io adesso rieseguo la stessa operazione, continuo a elevare all'esponente il secondo termine e quindi ottengo dei valori molto alti. Quello che vi chiedo di fare adesso è ripetere l'operazione per 0. Ripetete l'operazione per in 20 e in 100. E costruite un data frame contenente i risultati in cui avete nelle colonne A ed N e nelle righe i tempi di ritorno. Ok, questa è un'operazione facile da fare e ve la lascio fare a voi mentre io intanto sospendo per il momento la registrazione e aspetto che voi lo facciate.